grande soddisfazione che registriamo questa collaborazione tra Comune, Assessorato allo Sport e CONI di Padova, una collaborazione che sta procedendo a 360 gradi a favore dello sport della nostra città. In particolare questa iniziativa promossa dal CONI, alla quale abbiamo aderito immediatamente, ci piace per due ragioni. Uno, perché è una novità per la nostra città. Questa camminata, corsa con vestiti a erba monumentale si fa già in altri posti, a Padova non era mai stata realizzata e mi pare un'iniziativa simpatica che valorizza sempre la dimensione sportiva ma anche un aspetto, diciamo così, di simpatia natalizia che non guasta mai. Secondo, perché abbiamo deciso insieme al CONI di destinare i proventi di questa manifestazione all'aiuto delle società sportive che sono state danneggiate gravemente dalla recente alluvione, quindi in particolare la Padova Nuoto, la piscina della Battana e la Canottieri, quindi dallo sport a per lo sport, ecco, potremmo dire, quindi un aiuto concreto che dagli sportivi padovani ci aspettiamo a favore di queste due storiche strutture sportive. Sarà sicuramente una bella giornata e ci auguriamo di vedere soprattutto tante famiglie, tanti bambini, perché non si tratta di una manifestazione sportiva competitiva ma molto gradevole e alla portata di tutti, quindi l'invito è a partecipare, sarà anche un modo per scambiarci gli auguri di Natale prima della pausa di fine dicembre.